Ringraziare il comandante della sezione Polizia Stradale di Eboli, l'ispettore superiore Antonio Quaranta. Voglio ringraziare alcuni membri dell'ANPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di campagna che lavora molto bene e si impegna molto sul territorio, con il presidente, il cavaliere Giuseppe De Rosa, e tutti i collaboratori qui presenti. Ecco, poi voglio ringraziare Michela Aiello, il presidente del comitato Giovanni Palatucci, e noi abbiamo il grande onore di aver avuto a campagna Monsignor Giuseppe Maria Palatucci, che aiutò il nipote, che gli stanno facendo il processo di beatificazione, l'ultimo questore di Fiume, ad ospitare qui gli ebrei. Ecco, probabilmente fra poco Palatucci, ecco, diventerà santo, quindi anche i questori avranno un particolare loro protettore. E poi do la parola subito all'architetto Naimoli Raffaele, quindi caro Raffaele, qua parliamo di angeli, tu ti chiami Raffaele, medicina di Dio, no? E voglio ringraziare anche l'assessore, la carissima Virginia Remolino, per tutto l'aiuto che Virginia mi ha dato in questi giorni sotto tutti i punti di vista. Anche Virginia è un angelo, non solamente perché è bella come un angelo, ma anche perché si mette sempre a disposizione. Buonasera a tutti voi, sono il vice sindaco di campagna, porto il saluto dell'amministrazione tutta intera, porto i saluti a tutti voi presenti, tutti quelli che sono venuti da lontano, ai sacerdoti, alle aggregazioni, alle associazioni spirituali, penso di non dimenticare nessuno, alle forze dell'ordine e al signor questore, che gli diamo il benvenuto e l'onore che ha dato con la sua presenza. Io rispetto agli angeli ho poco da dire, la Bibbia la possiede Don Marcello, degli angeli ricordo la bellissima preghiera, angelo custode da bambino. Per noi grandi comunque sarebbe bello ritornare un po' indietro e riscoprire questa figura bellissima di questa essenza che noi non vediamo ma che è sempre con noi, perché gli angeli sicuramente ci aiutano a riflettere e c'è sempre questa guida che sta dietro di noi. Io rivolgo a tutti voi di nuovo il saluto dell'amministrazione, che è qui anche presente con Virgilia Remolino, che ha aiutato, ha dato una mano a Don Marcello. Ricordo a tutti che il Comune cerca di stare vicino a questa esperienza e vicino a Don Marcello, sperando di fare quel che è possibile e sempre meglio. Buonasera a tutti quanti. Grazie Don Marcello, è bello essere qui insieme a voi, con persone che hanno la passione di riunirsi, di ascoltare dei concetti importanti, fonte della fede, gli angeli, e questo sicuramente è sintomatico, espressione di una grande fede. Oggi avere fede è un privilegio, un grande privilegio. Avere fede ti sostiene nella vita, nelle cose belle e cattive della vita, ti dà una dimensione futura, ti dà una giustificazione a tante cose che coloro i quali non hanno fede non possono giustificare, non possono motivare. Io esercito una funzione che mi fa stare ogni giorno, purtroppo sempre con i piedi per terra, nella quotidianità delle cose anche cattive della vita, e avere la possibilità in alcuni momenti di immergermi in una reale, sostanziale, passionale momento di fede e di devozione è un momento per me molto importante. Ringrazio Don Marcello, ringrazio il vice sindaco, ringrazio la Polizia Stradale, gli appartenenti all'ANFPS per aver contribuito a questa manifestazione senza retorica, con un rapporto diretto con voi. È una cosa veramente bella, mi riempie di gioia e mi riempie
di soddisfazione, soprattutto per l'idea di San Michele, a cui noi siamo molto legati. È il nostro santo protettore, incarna, se vogliamo, la vittoria del bene sul male, ci sostiene sicuramente, così come ci sostiene nell'attività giornaliera, un'attività silenziosa, oscura, non sempre gratificante, non sempre sostenuta dalla consapevolezza, dalla vicinanza della gente, perché si vede sempre nel poliziotto, nel carabiniere, molte volte il repressore, invece no, le funzioni di polizia sono oggi orientate essenzialmente verso la prevenzione, polizia di prossimità, nel tentare di essere vicini alla gente, nel cercare di ridimensionare e abbattere quel diffuso sentimento, quella diffusa percezione di insicurezza che purtroppo oggi, soprattutto in alcune aree del nostro paese, creano squilibrio, creano insicurezza, creano una percezione di insicurezza. Se noi siamo impegnati giornalmente nel cercare di ridimensionare con un'attività quotidiana, riservata, silenziosa in molti casi, perché la gente si pensa che le città o i paesi vivono da soli, voglio dire, c'è tutto un lavoro che viene fatto dietro, c'è tutta una pianificazione di servizi, una valutazione degli eventi, un'attività informativa che crea le condizioni perché ci possa essere una serena convivenza civile. E soprattutto io con i miei uomini ci impegniamo molto, ad esempio, nelle scuole, perché è molto importante essere nelle scuole, è molto importante valorizzare nelle giovani generazioni, negli adolescenti, perché purtroppo la mia esperienza mi porta a dire che i comportamenti degli adulti sono ormai standardizzati, sono radicalizzati e consolidati, voglio dire. Oggi si è sempre di più convinti e consapevoli che bisogna fare un investimento sugli adolescenti, cercare di sensibilizzarli a quel concetto di legalità. E senza la legalità, senza l'idea che le leggi vanno rispettate, perché questo garantisce e contribuisce a garantire convivenza civile, una serena convivenza civile, non ci potrà mai essere una società e non ci potrà mai essere un terreno di cultura anche per la fede, anche per la devozione. Per cui tutti dobbiamo essere impegnati, ma ognuno per la propria parte. Quello che cerchiamo di dire sempre è che ogni cittadino si deve sentire protagonista attivo, deve tentare di sostenere moralmente e anche con fatti concreti, anche con coraggio, l'attività delle forze di polizia, perché poi la legalità non va solo proclamata, ma va praticata con gesti quotidiani, con comportamenti quotidiani. Dico sempre, quando vado nelle scuole, agli adolescenti, anche fare la raccolta differenziata è qualcosa, non si può guardare solo la grande legalità, ma si parla di piccole cose. Ognuno si deve sentire impegnato nel fare piccoli gesti quotidiani, piccoli comportamenti quotidiani, calzare il casco, indossare la cintura di sicurezza, che dico sempre ai giovani e agli adolescenti, non bisogna indossare il casco o calzare la cintura di sicurezza per evitare una sanzione, no, è sbagliato. I ragazzi devono capire che rispettare queste norme è per rispetto della propria dignità personale, della propria incolumità, perché gli ospedali sono pieni al 50-60% di ragazzi che hanno subito un trauma grave, anche grave, in ragione della inosservanza di queste norme. È un percorso difficile, ma è un percorso in cui tutti ci dobbiamo sentire motivati, perché le leggi, la legalità non è qualcosa che ci può essere calata dall'alto, è qualcosa che deve partire dalla base, e parte soprattutto se i cittadini sono convinti e consapevoli del rapporto fiduciario nelle forze dell'ordine, che sono il primo baluardo di contenimento delle forme di devianza. Però non basta. Molte volte sento dire, ma la polizia e i carabinieri sanno tutto di tutti. Sì, noi possiamo anche sapere tutto di tutti, ma il contributo della gente è fondamentale.